Rizzani, la presidente di questa APS Aquileia Blu Oltremare. Siamo qui ad Aquileia da 5 anni, è una piccola associazione che nella stragrande maggioranza si interessa di fare attività laboratoriali, artistiche, no? E, diciamo che prettamente mosaico, ma anche altre tecniche. Quelle che vicino a me sono socie volontarie dell'associazione che da anni collaborano. C'è la maestra mosaicista Laura De Corti, che è quella che produce anche, oltre dei manufatti. E praticamente lavoriamo con le scuole e con d'estate con i bimbi e i ragazzi del territorio. Piccolini siamo cresciuti, abbiamo già un certo riconoscimento nel territorio e grazie sopravvissuta tutto il lockdown, grazie ai volontari, no? E che sono principalmente, no? L'aiuto e il supporto ad un'associazione di questo tipo. Da poco ci siamo iscritti a RUNZ, cioè il registro unico nazionale, che questo ci permette in qualche modo di fare convenzioni con le scuole. Talmente il mosaico, però è nato, è più giusto dire così, che l'associazione è nata perché Laura è maestra mosaicista, diplomata Spilimbergo, però poi io in quanto insegnante di educazione artistica ci siamo questa binomio insieme, si è poi allargato, no? E per cui facciamo attività. Loro sono tutte mie ex alunne. Mi chiamo Sofia e attualmente studio allo IUAM di Venezia, ho frequentato il liceo artistico e sì. Adesso studio moda, però ho fatto anche dei lavori comunque a mosaico, pittura. Sono Lucrezia e faccio ancora le superiori, sono liceo artistico di Venezello e adesso faccio indirizzo architettura, quindi bisogna vedere se in futuro continuerò quello, però ho iniziato usare il laboratorio per esprimere un po', quindi mi piace disegnare. Io sono Chiara, ho fatto anche un liceo artistico insieme a Sofia, a Galizia. Adesso studio all'Università di Trieste di architettura, sono al secondo anno. E questi sono due miei lavori, quindi sì, mi piace il mosaico e mi piace anche la tecnica pittura. Ti piace di più? No, okay. Ispirazione, ok. Quello ho preso ispirazione da Van Gogh, però ho fatto tematiche più libere. Sto facendo un tavolo con una composizione geometrica. Se vuoi caratteristica solo di Laura, sono le damigiane, che sono delle lampade.